Grazie per essere qui questa sera al consueto appuntamento del venerdì con la scienza. Nelle scorse settimane abbiamo esplorato le tappe che hanno portato allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Inoltre abbiamo assaporato la bellezza dei modelli che ne stanno alla base. Questa sera abbiamo con noi un ospite conosciuto, il professor Giulio Peruzzi, che è storico della fisica e direttore del Master in Comunicazione della Scienza dell'Università di Padova. Lo ringraziamo particolarmente questa sera per essere qui, ma anche e soprattutto per il supporto che ha da moltissimi anni fornito al Circolo Galilei come consulente scientifico per tutti i nostri cicli di conferenze. E per questo vi chiederei un applauso. Ringraziamo anche tutti gli sponsor che ci permettono di continuare a offrire una proposta culturale per la nostra città. Questa sera faremo un passo indietro dal tema dell'intelligenza artificiale e prenderemo una prospettiva un po' più larga. Il professore ci illustrerà come i principi fondanti della scienza moderna possano essere decisivi nel determinare la pace piuttosto che la guerra. Quindi questa sera ci auguriamo che tramite la conoscenza del passato possiamo ampliare il nostro pensiero per essere pronti ai cambiamenti che ci attendono nel futuro. Vi lascio alla serata. Grazie a questo invito del SOMS di Mogliano. Devo dire che, come ho già detto altre volte che sono stato qua, è sempre un piacere, insomma, vedere tanta gente che si riunisce con l'interesse per temi che non sono proprio da venerdì sera, spesso in mattina. E appunto questo rispetto al artificialmente, questa mia chiacchierata è un po' esterna, relativamente esterna, perché spero di farvi capire che i principi che fondano l'ethos, il comportamento degli scienziati, quelli che sono appunto l'ethos della scienza, fin dall'inizio, sono in realtà principi che dovrebbero ispirare la democrazia, la convivenza pacifica tra i popoli, l'internazionalizzazione. Ed infatti io, come molte altre persone che hanno riflettuto in questi giorni, purtroppo noi abbiamo due guerre vicine a casa, siamo rimasti male perché ci sono state prese di posizione, secondo me, ingiustificabili. Questo, ognuno di noi ha la sua posizione sulla guerra in Ucraina, su quello che succede in Palestina, quindi non entro in questo perché si potrebbe aprire un dibattito infinito. Però quando il CERN, cioè il laboratorio di Ginevra, prende posizione per escludere gli scienziati russi, questa è una sciocchezza, cioè va contro i principi della scienza, a prescindere. Non vuol dire essere filo putiniani, anti-putiniani, vuol dire a prescindere. E non lo dico io che non sono del CERN, ma lo dice tutto lo staff scientifico del CERN. Guido Tonelli credo l'abbiate avuto qui, comunque forse lo conoscete, era lo spokesman di CMS al CERN quando hanno scoperto il bosone di Higgs, scrive dei bei libri di divulgazione e con Guido ci siamo sentiti, perché insomma la scienza su questo non ha discussione. Quando non si rappresenta un'opera che deriva da un autore russo è uno sbaglio. Quando si dice che a Tel Aviv e con le università di Tel Aviv noi non dobbiamo avere più rapporti perché Israele è sbagliato, va bene? Questo è contro i principi della scienza, va bene? Detto questo, proprio all'inizio, quindi si vedrà che questi principi in realtà ispirano il significato che la scienza e la tecnica hanno per la società, per la politica, e nello stesso tempo appunto sono applicabili sia alle tecnologie a fini bellici, di cui parlerò un po', sia anche alle tecnologie come quelle che sono il filo conduttore di questa serie di seminari che riguardano gli ultimi sviluppi della tecnologia in ambito di intelligenza artificiale, di cui parlerò molto tangenzialmente, però sta tutto dentro, ecco, se spero di riuscire a vincere. Parlo, ora metto, perché ecco sì, perché sennò posso parlare per una sera, però invece cercherò di parlare 40-50 minuti, non di più. Però se volete interrompermi, ci sono delle domande o delle osservazioni, anche mentre parlo a me non dispiace, anzi è un po' più vivace che la solita conferenza fatta con uno che parla e gli altri che ascoltano.
E fin dall'inizio, quando nasce la scienza moderna con la rivoluzione scientifica tra la metà del 500 e la fine del 600 e la fase di gestazione 1500-1600, ovviamente nasce come nuovo settore rivoluzionario della cultura, anzi con delle segnature molto particolari che ne segneranno il successo anche da un punto di vista non solo conoscitivo ma di applicazioni tecnologiche. E ovviamente, come ogni nuovo settore che si affaccia nell'alveo della cultura, deve definire i suoi statuti di tipo metodologico, si dice epistemologico. Allora, ce ne sono alcuni di questi capisaldi, non ve lo faccio ora perché sarebbe troppo lungo, ma che si ritrovano nei testi di uno dei fondatori della rivoluzione scientifica, degli animatori, che è Galileo, ma si trovano in Francesco Pacone, si trovano in Cartesio, in Newton, eccetera. Quali sono questi capisaldi? Primo di tutto, libertà e assenza di autoritas, per cui bisogna per forza che lo scienziato sia libero di cercare dovunque, non c'è qualche autorità esterna. All'epoca il problema era specialmente con la Chiesa, ma di altro genere ovviamente in regimi autoritari, il potere statale o di altre cose, uno deve essere libero di fare la sua ricerca e ovviamente di farla con pieno senso critico. L'educazione al senso critico è uno degli elementi importanti. Quelle parentesi che vedete le ritroveremo poi successivamente in una riedizione moderna di questi capisaldi, appunto lo scetticismo organizzato, e c'è una lettera di Galileo a Francesco Ingoli che proprio dice: i filosofi in libris non si fa la scienza così, non si fa la scienza leggendo Galeno, Aristotele, eccetera, e Crossandro, la scienza si fa con le osservazioni e le certe dimostrazioni, con la matematica e l'esperimento. L'importanza che la comunicazione sia libera, e guardate, questo è una, per esempio, non ci tornerò sopra, ma sull'intelligenza artificiale uno dei problemi è che cosa fa l'intelligenza artificiale. È una galassia, avete forse cominciato a capire che sono tante cose, alcune sono semplicemente Siri, ma Siri insomma è un'intelligenza generativa, invece è quello che può contare. Sapere appunto di che cosa è fatta, quindi piena trasparenza e circolazione di tutte le idee e algoritmi che vengono utilizzati, da quali banche dati voi pescate i dati per fare questo nell'intelligenza artificiale. All'epoca il problema era libera circolazione di idee. Perché? Perché è importante che, e questa è una segnatura di questo nuovo settore della cultura, quello scientifico, scienza della natura. E la segnatura è che io faccio degli esperimenti, ottengo dei risultati, che questi risultati sono riproducibili. Se un aereo volasse solo a Mogliano ma a Padova casca, c'è qualcosa che non funziona nella progettazione, nella teoria e nella progettazione dell'aereo, va bene? Quindi io devo avere la possibilità di riprodurre gli esperimenti che sono stati fatti, e se non li riproduco vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, perché c'è un regolatore esterno oggettivo e complicato definirlo, un problema filosofico. Ma se io posso riprodurre in ogni posto, in ogni tempo, quello che ho fatto, dandoti le istruzioni, ho fatto questo per ottenere questo risultato, questo vuol dire che appunto è un dato che solido da un punto di vista scientifico, va bene? E quindi l'intersoggettività al posto dell'oggettività, il rapporto stretto con l'esperienza, questo vincolo che io non posso violare. La natura fa quello che gli pare, va bene? Io posso cercare di comprenderla sempre più profondamente, ma non posso andare contro quello che succede, va bene? E quindi il rapporto con l'esperienza, non c'è spazio. Queste erano le imposture intellettuali. Per quelli un po' più anziani in sala forse si ricordano il titolo di un vecchio libro di Sokal Beckmon, che era proprio Imposture intellettuali. Vi racconto una cosa scritta bene, in un ambito che non ha questo vincolo di controllo con l'esperienza, può sembrare un grande scoperta. In realtà era solamente una sciocchezza e loro poi si autodenunciano. E invece, ecco, in ambito scientifico questo non può succedere. Potete dire che a un certo punto c'è un gruppo che dice: ho visto che c'è delle cose con massa diversa da zero che viaggiano a velocità maggiore della luce, neutrini superluminari, quelli che facevano il viadotto della Gemini, andavano dal CERN in un viadotto. I neutrini non hanno bisogno di una galleria, va bene? I neutrini passano attraverso la Terra tranquillamente, tutta la Terra, non solo Ginevra, Gran Sasso, va bene? Però lì
di fatto c'era una comunicazione e 6 mesi dopo ci si accorge che era una sciocchezza. La scienza può farlo questo, in altri settori della cultura rispettabilissimi questo non è sempre possibile. Quindi non c'è spazio sul lungo periodo per le imposture intellettuali, e la conoscenza è di fatto scientifica programmaticamente incompleta. Non esistono verità eterne nella scienza, questo è l'ambito della filosofia, della teologia, della metafisica. Nella scienza ci sono, come diceva Einstein, verità fino a nuovo ordine, per cui i quadri interpretativi mutano. E oggi non si parla di teorie scientifiche, si parla di modello, il modello standard delle particelle, qui c'ho una particella volante, il modello standard dell'universo, quello del Big Bang, sono modelli, perché si sa che in un certo ambito sicuramente funzionano, quello che noi scandagliamo, ma non è detto che ampliando il dominio degli eventi che vogliamo toccare, questo non cambi la teoria, la ampli, va bene? Non rivoluzioni che cancellano, su questo si può discutere, ma la meccanica di Newton non è morta perché c'è la meccanica quantistica. La meccanica di Newton, che aveva pretese universali, è stata ridotta a un dominio di eventi ben preciso. Ecco, queste sono le norme iniziali, va bene, con cui la scienza si struttura, l'ethos scientifico. Bene, queste costituiscono ovviamente una riflessione importante all'inizio della nascita della scienza moderna, va bene, e sono quelle fasi iniziali in cui bisogna capire quali sono i contorni anche di metodo epistemologici del nuovo settore, però appunto quello ha un senso, però ha un senso anche, e ritorna a questa riflessione, in momenti in cui i rapporti tra scienza e società in generale diventano problematici, ci sono delle tensioni, su questo faremo degli esempi, e i periodi appunto in cui ci sono tensioni sono anche quelli che sono collegati ai periodi in cui si passa dalla pace alla guerra. Ma lo vedremo, è molto complicata questa cosa, in realtà non è così lineare come la dico io. In particolare, questa è una frase di un sociologo che si chiama Robert Merton, scrive, un giovane sociologo della scienza, io sono abbastanza particolarmente simpatetico con i sociologi della scienza, che sembra ne possiamo discutere, però insomma Merton è veramente un grandissimo, è quello che inizia la sociologia della scienza, è una persona che ha una grandissima conoscenza di come si è sviluppata la scienza moderna, e su questa base fa delle riflessioni veramente profonde. Nel 1942 è un giovinetto, 1942, seconda guerra mondiale, bene, statunitense, gli Stati Uniti sono appena entrati in guerra, e dice, quando la scienza si trova sotto attacco, gli scienziati sono portati a interrogarsi sul rapporto che c'è tra scienza e specifici tipi di strutture sociali, che sono strutture di governo, che sono strutture politiche, economiche, va bene? E poi nel seguito dice, le possibilità di sviluppo della scienza si colgono pienamente nel contesto di un ordine democratico. Quindi c'è un rapporto, c'è qualche nesso tra scienza e democrazia. E il fatto che noi oggi tutti parliamo di crisi delle democrazie, e queste crisi delle democrazie sono anche messe in rapporto con l'intelligenza artificiale, come penso che sappiate tutti voi, insomma. Beh, in questo contesto, appunto, capire bene che cosa vuol dire che la scienza è in sintonia con un ordine democratico è importante, va bene? Perché questo, l'ordine democratico, si integra con l'ethos della scienza. Questo è l'articolo che vedete, A Note on Science and Democracy, una nota sulla scienza e il rapporto tra scienza e democrazia, scritto appunto da questo giovane sociologo Robert Merton nel 1942. Lui individua 4 fondamentali caratteri dell'ethos scientifico, che riprendono quelli che vi ho detto come capisaldi della scienza, però li attualizza, va bene, della scienza moderna. E questi 4 aspetti sono l'universalismo, e cioè il fatto che la scienza la può fare chiunque, non è un problema di etnia, non è un problema di religione, non è un problema di sesso, va bene? E quindi indipendentemente da etnia, nazionalità, religione, classe sociale, la scienza si sviluppa con questa pretesa universale che fa sì che appunto oggi io e un mio collega o una mia collega che lavora in India o in Africa, quando parliamo di fisica ci mettiamo alla lavagna e capiamo di che cosa stiamo parlando, anche se il modo in cui l'immaginazione scientifica ispira un indiano, un africano o un europeo può essere diversa, ma tutti ragioniamo su quella cosa. La fisica come scienza nata nell'alveo della rivoluzione scientifica, questa la capiamo tutti e la facciamo tutti.
possiamo farla tutti. Quindi l'universalismo, che capite che è un elemento fondamentale anche delle democrazie, ovviamente. Poi il comunismo, e qui qualcuno salterà sulla seggiola, ma insomma, e invece no, il comunismo in senso etimologico, cioè proprietà comune delle acquisizioni scientifiche. Guardate che su questo si discute tutt'oggi, specialmente in ambito di scienze della vita, il problema della proprietà intellettuale, il brevetto, va bene? Ebbene, questo effettivamente del mettere in comune tutto, cioè tutto ciò che viene prodotto nell'ambito della scienza, è qualcosa che dovrebbe essere per l'umanità, tutta, senza selezione. Quindi non ci sono vendite di brevetti per cui il vaccino in Africa costa più che in Europa, ma è tutto in comune, va bene, che mette quindi in discussione la congruenza dello sviluppo scientifico in un'economia capitalistica. Qui ribadisco, c'è un problema. Queste cose, per elemento così, e mi rendo conto, sono orizzonti che si aprono, complicatissimi, però il fatto che non si discuta dell'economia capitalistica e non si capisca che le guerre che ci sono ora in Ucraina e in Israele in qualche modo sono legate a un modello di sviluppo, senza con questo fare rivoluzionaria, dittatura e proletaria, non sto riecheggiando, però domandarselo che rapporto c'è con, e che l'intelligenza artificiale abbia i problemi maggiori, nascano dal fatto che è monopolio di pochi, con un accesso a informazioni che nessuno sa quali sono e che però tutti noi mettiamo a disposizione. Ecco, queste sono le questioni su cui ci si dovrebbe interrogare. Il disinteresse, non perché lo scienziato appunto è per forza un altruista, ma perché per fare scienza ogni tentativo che si fa di frode, di imposture intellettuali, prima o poi viene fuori. Il famoso articolo su Lancet, che comunque continua a girare, questa grande rivista in ambito biomedico, della correlazione tra vaccini qualunque, non Covid, e autismo, è stato ritirato, è stato considerato, quando si è fatto le verifiche, una bufala fatta tra l'altro in funzione di una casa che produceva vaccini contro le altre. Però questo continua a girare in rete. E quindi, però, queste frodi, la fusione fredda, ne possiamo trovare in vari campi. Però, di fronte a questo, il disinteresse vuol dire che io, se faccio il furbo, prima o poi vengo scoperto. E lo scetticismo organizzato, cioè uso sistematico della ragione positiva, non del fatto che io ci ragioni, che già sarebbe una, ma la ragione positiva che si appunta sui fatti, sui dati sperimentali verificabili, va bene. E quindi la sospensione del giudizio finché non ci sono fatti solidi. Nelle società totalitarie l'antirazionalismo e la centralizzazione del controllo istituzionale cercano di aggirare questo aspetto. Questi sono i quattro fondamentali, diciamo, perni che riassumono l'ethos della scienza. Ora, uno si può dire, cioè, la scienza nuova nasce in un contesto in cui siamo tutt'altro che in una situazione pacificata, no? La scienza nuova siamo tra il 500, seconda metà del 500 e il 600. E vedete, vi cito questa bella affermazione di Paolo Rossi, grande storico della scienza italiana, morto da non tanti anni, è uno dei più grandi, diciamo, storici della scienza e della rivoluzione scientifica, non solo italiana ma internazionale, e scriveva queste frasi in un libro sulla scienza europea, la nascita della scienza europea. In quei decenni l'Europa non vide, decenni in cui nasce la scienza moderna, non vide solo i processi alle streghe e l'opera dei tribunali dell'Inquisizione, per cui il nostro pensiero ovviamente va immediatamente a Giordano Bruno, che è stato bruciato sul rogo, oppure al processo a Galileo. Essa fu testimone della guerra dei trent'anni, fu attraversata in lungo e largo da eserciti mercenari che commisero ogni sorta di nefandezze, e la peste dimezzò gli abitanti di città come Milano, Siviglia, Napoli, Londra, perché allora non avevamo gli strumenti che la scienza poi ha messo a disposizione, per esempio, per curare la peste. Eppure, solo all'interno di una repubblica ideale che tendeva a rendersi indipendente dalla guerra, dalle lotte, fratricide anche, dai contrasti, dalle miserie del mondo, poteva nascere la stupefacente affermazione che è di Francesco Bacone, questo grande intellettuale a cavallo tra 500 e 600, secondo la quale una scienza esercitata in vista della gloria o della potenza del proprio paese, non solo di se stessi, ma della propria nazione, del proprio paese, è qualcosa di moralmente meno nobile di una scienza che si pone al servizio dell'intera umanità.
Quindi la scienza in quel momento crea degli spazi dove questa Repubblica ideale possa essere prefigurata. Sono le accademie. L'Accademia Galileiana, l'Accademia dei Concordi, per parlare dell'Accademia del Cimento a Firenze, dove lì non conta se te sei nobile o plebeo, se hai appunto una pelle di colore di un tipo, se sei ebreo o sei cattolico o sei musulmano. Si discute tutti insieme, si fanno esperimenti insieme e ci si confronta. Si prefigura quella che dovrebbe essere una convivenza pacifica tra i popoli. Allora, quali sono le tensioni dell'ethos della scienza e quindi le tensioni tra ethos della scienza e ethos del mondo in cui vive, va bene? Vi faccio alcuni esempi, non so se ve li faccio tutti perché sennò vado troppo per lungo, però almeno due o tre ve li faccio. Il primo esempio è questo. Ne abbiamo parlato altre volte, forse qualcuno di voi che c'era si ricorderà. Quando ancora c'era Pietro Greco, ne abbiamo parlato in qualche modo anche con Ricci l'anno scorso quando si è fatta la chiacchierata insieme. Però il primo esempio che vi faccio è questo: nell'ottobre del 1914 c'è una reazione di condanna della Germania che ha invaso il Belgio, che era neutrale, quindi siamo prima guerra mondiale. Cosa fa il governo, il Reich? Tenta di correre ai ripari forzando gli intellettuali, molti scienziati, a scrivere dei manifesti in sostegno a questa bella cosa. Vi dice qualcosa? Sì, ce lo dice anche oggi nelle nostre guerre, purtroppo in Europa e vicino all'Europa comunque. E allora viene steso questo che si chiama manifesto al mondo civile, perché la Germania è talmente civile che non può avere nessun tipo di coercizione, siamo noi la civiltà, che giustifica appunto il militarismo tedesco come necessario per difendere la cultura tedesca, che è la più la migliore, la più bella, il più prezioso bene dell'umanità. Il manifesto, che esprimeva atteggiamenti razzisti, tra l'altro l'antisemitismo comincia a serpeggiare in Europa in quel periodo lì, molto prima, in realtà anche in 800, ma lì comincia a strutturarsi, diciamo, anche in ambienti dove questo non dovrebbe essere ammesso, la scienza, e lo vedremo. E allora venne firmato da 93 intellettuali e scienziati. Tra questi appunto ce ne sono alcuni molto noti. Paul Ehrlich è un grande medico, uno dei primi che ottiene per esempio il blu di metilene per la cura della malaria. Insomma, cioè, è veramente un personaggio, c'è un premio tuttora intitolato a lui. Fritz Haber, forse non lo conoscete, ebreo, però firma un testo antisemita. E verrà cacciato da Hitler, però a Fritz Haber si deve l'invenzione appunto dei composti azotati per i fertilizzanti, che sarà una grande svolta per dar da mangiare a tanti, ma anche delle armi chimiche. La moglie di Haber, che è chimica anche lei, quando sa che il marito ha fatto questa roba si suicida, e Fritz Haber verrà cacciato da Hitler dicendo: ma se lo fa un ebreo lo possiamo fare noi che siamo ariani, no, lo faremo meglio. Questi gli dicono: guarda, glielo dice Planck, non è che glielo dice Peruzzi, che nessuno conosce, no, Planck va da Hitler o comunque parla con i maggiorenti del regime e dice: no, Haber è un grande personaggio, non va, e a lui si deve tra l'altro la vittoria pazzesca, va bene, con armi di questo genere, della prima guerra mondiale, ma niente, viene cacciato. Nest, Oswald, Planck, ma ce ne sono anche altri, qui ve l'ho messo perché queste liste di proscrizione è bene saperle, va bene? Ci sono vari personaggi qui, c'è Klein, Felix Klein lì e altri, insomma, che è un grande matematico, quindi c'è Wilhelm Weber, uno di quelli che... Wilhelm Wiener, scusate, che ha lavorato prima di Planck sul problema del corpo nero, quindi in qualche modo è stato uno dei precursori della meccanica quantistica. Allora, qui c'è evidentemente un attacco alla cultura scientifica, ai caposaldi della cultura scientifica, ai caposaldi etici del fare scienza, e ci sono degli scienziati e degli intellettuali che se ne fregano e firmano a favore del regime, o comunque del governo di quell'epoca, ancora non si parla di nazismo. Allora, chi sono quelli che in qualche modo invece alzano la mano e dicono: fermi tutti, qui stiamo andando in una direzione che è contraria all'ethos della scienza e che quindi prima o poi sarà foriera di disastri, di guerre, di... Sono, allora, Nicolai è un cardiologo, pacifista, e Albert Einstein.
Loro due stendono un manifesto agli europei che condanna appunto il nazionalismo, propone l'unificazione dell'Europa, siamo nel 14, voglio dire, e Einstein ancora non era il mito Einstein, era bravino, insomma stava per arrivare a esserlo, ma non è. E quindi unificazione dell'Europa in un'unica politica, in un'unica entità politica, e si oppone alla guerra, perché questa, tra le altre cose, oltre ad essere sempre un disastro, è causa della distruzione della cooperazione culturale europea, quindi va contro lo sviluppo della conoscenza scientifica. Ottengono due firme, oltre alle loro. Förster, che è un ottantenne direttore dell'Osservatorio di Berlino, e Buek, che è un ragazzetto, insomma un giovane ricercatore, filosofo neokantiano, tendenze politiche anarchiche, insomma sembra proprio un ghetto, diciamo, una piccola pattuglia. Allora, Nicolai e Einstein riaffermano contro la comunità scientifica e culturale tedesca, importanti elementi dell'ethos della scienza, però raccolgono pochi consensi. Questo di avere pochi consensi è nefasto, perché se la scienza, il l'ethos della scienza fosse stato riproposto con forza dalla comunità scientifica, dalla cultura tedesca, forse certe cose come la prima guerra mondiale e poi vedremo la seconda, non sarebbe successa. Invece cosa succede? Che di lì a poco, finita la prima guerra mondiale, tra gli anni 20 e 30 si è, appunto, c'è la nascita di una serie di movimenti che questo Fritz Stern definisce luddisti. Sapete che il luddismo era un movimento, non si sa se questo luddo sia mai esistito, ma sia un movimento operaio dei primi dell'Ottocento, in cui si combatteva contro le macchine perché toglievano il lavoro agli operai. Su questo pensiamo anche all'intelligenza artificiale, no? Il luddismo è una forma irrazionale di opposizione a cose che, viste in una certa prospettiva, forse potrebbero essere usate con vantaggio. Se usiamo tutta una parte dell'intelligenza artificiale non generativa, ma la robotica, le cose, tutto quell'universo lì, forse possiamo lavorare tutti, lavorare meno, avere più tempo, cioè queste cose qua se ne discute, no? Cioè, non è, dice sì, però mi dicono che dipende qual è il contesto, la struttura economica, produttiva che si considera, va bene? E allora questi luddisti culturali, nel risentimento verso questa modernità, vogliono distruggere tutto, non la macchina meccanica, ma la macchina culturale, e naturalmente nella macchina culturale in particolare si scagliano contro la scienza. E quindi tra i più influenti interpreti di questo c'è questo Langevin, che è un storico dell'arte, ma in realtà un ideologo, che viene considerato uno dei padri del nazismo, va bene? Da lì nasceranno, contro la scienza convenzionale, vedete, razionalista, specializzata, secolarizzata, positivista. Questa è la scienza che usiamo, cioè quella positivista, il rapporto d'esperimento. Invece no, c'è una scienza diversa, la scienza ariana. Guardate, Einstein viene considerato uno che faceva una scienza che non era ariana. Da alcuni di quelli che hanno firmato, uno è Philip Lennard, quel manifesto di là, e viene considerato appunto che... Perché? Perché invece la scienza ariana è basata su concetti intuitivi, contraria alle formalizzazioni matematiche, quindi la relatività generale è troppo complicata, io Lennard non la capisco, quindi è sicuramente una sciocchezza, va bene, e tedesca. Quindi la politica e l'antiscienza si incontrano in questo sovvertimento. Allora vedete, movimenti che delegittimano la scienza sono in qualche modo sempre presenti e si saldano con i movimenti che vogliono riorientare il corso della civiltà, utilizzando per esempio, e voi dite ma stai parlando di oggi? No, populismo, credenze popolari, violenza, mistificazione, ideologia che desta rabbia etnica e passioni nazionalistiche, ma come? È quello che succede ora in Italia o anche in varie parti d'Europa e anche non solo in Europa? No! Queste sono proprio le cose che sostiene Gerald Holton, che è un grande storico della scienza, in un intervento, la prima conferenza congiunta che viene fatta tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica dopo la caduta del muro. Siamo nel 91, negli Stati Uniti all'MIT, al Michigan Institute of Technology, uno dei gota della cultura scientifica e tecnologica mondiale, va bene. Come si intitola questo convegno? Antiscienza e antitecnologia, movimenti antiscientifici e antitecnologici negli Stati Uniti e nell'Unione Sovietica. E vedete, si può pensare, scriveva Holton, che il problema più urgente, siamo negli anni 90, insisto, vabbè, il problema più urgente con cui si confronta la nostra civiltà è costituito dagli eccessi prodotti dal nazionalismo, il fondamentalismo, i conflitti etnici,
dalla celebrazione della violenza. Però Holton, come dovremmo pensare tutti, dice: ma questi sono ovvi, cioè queste sono pecche ovvie che dovremmo combattere e non le combattiamo, va bene. Però dice: queste sono ovvie. Penso invece che l'antiscienza sia un argomento che merita attenzione, se non altro perché è storicamente e potenzialmente connesso con questi movimenti. È una specie di sintomo. Laddove si va contro la razionalità positiva, laddove si va contro la scienza, ci si salda con queste minacciose caratteristiche che sono però più ovvie. Lui dice ovvie. Secondo me ovvi, di ovvio di queste cose non ce n'è niente, va bene? Cosa succede in quegli anni? Noi abbiamo, in gli anni 20, 30, in quegli anni lì, abbiamo l'avvento del fascismo. Ebbene, vi faccio solo qualche cosa perché sennò vado troppo in lungo, ma il 28 agosto del 1931 c'è il famoso giuramento di fedeltà, va bene? E chi rifiutava, rifiutava dei professori universitari. Chi rifiutava perdeva la cattedra. Quindi io non mi sento di condannare le persone, perché gli unici che non hanno firmato sono 15 persone su 1250 docenti. Tra questi c'era anche Benedetto Croce, cioè sono proprio, si contano sulle dita di una mano. Sono quelli che per varie ragioni ritengono che hanno la possibilità di testimoniare, ma gli altri non sono per questo accusabili. Però nello stesso tempo, se tutti e 1250 avessero detto non firmiamo, non firmiamo. Va bene? E tra questi appunto c'erano due giuristi, Francesco Ruffini e Edoardo Ruffini, che era il figlio. Faccio un passo indietro. Nell'agosto del 22, la Società delle Nazioni, che era per quello che oggi è l'ONU, era nata nel 20, aveva creato un comitato internazionale per la cooperazione intellettuale. Perché? Perché riteneva importante, già si capiva che dopo la prima guerra mondiale, negli anni 20, ci si rendeva conto che il problema importante era evitare la seconda guerra mondiale, perché le avvisaglie c'erano. Non c'era ancora l'avvento del nazismo, ma intanto c'era il fascismo in Italia, quindi non è... E allora questo comitato fanno parte, vedete, Einstein, cioè grandi nomi, perché persone che ovviamente erano pacifiste, ma che possono richiamare, dare, sensibilizzare la popolazione. Einstein, Marie Curie, Henri Bergson e poi Francesco Ruffini. Però Ruffini, siccome era, si opponeva, oltre a essere ebreo, si opponeva al fascismo, non aveva posizioni allineate col regime, nel 25 viene sostituito da Alfredo Rocco, che è ministro di Grazia e Giustizia, dal 25 al 32 in Italia. C'erano resistenze nel comitato, dice: ma perché sostituire l'ufficio? Cioè, questo è un comitato super parte, se non è che la singola nazione decide io quello non lo voglio perché è troppo vicino a Putin o troppo vicino a Zelensky, questo è un comitato che sta sopra. Invece no, lo sostituiscono, va bene? E allora i due, Francesco e Edoardo Ruffini, chiedono a Einstein, quando nel 31 hanno questo problema con il giuramento, di mandare una lettera a Rocco, va bene, quindi al ministro di Grazia e Giustizia, che viene mandata da Einstein. Quindi Einstein continua ad avere ben chiaro che se alcuni aspetti dell'ethos scientifico vengono toccati, siamo in un periodo pericoloso. Egregio signore, due dei più autorevoli e stimati uomini di scienza italiani, turbati nelle loro coscienze, si rivolgono a me e mi pregano di scrivere al fine di impedire, se possibile, un duro provvedimento che minaccia gli studiosi italiani. Si tratta del giuramento di fedeltà al regime fascista. La mia preghiera è che lei voglia consigliare al signor Mussolini di risparmiare al fiore dell'intelletto italiano un'umiliazione simile. Per quanto diverse possano essere le nostre convinzioni politiche, io so che è un punto fondamentale che ci unisce entrambi. Riconosciamo e ammiriamo nello sviluppo intellettuale, entrambi riconosciamo e ammiriamo nello sviluppo intellettuale europeo il bene più alto. Cioè l'Europa è la produzione di cultura e di questo nuovo settore importante della cultura che ormai è mondiale. E infatti nel momento in cui l'abbandona cosa succede? Che di fatto il lago della bilancia o della produzione intellettuale si sposta negli Stati Uniti, quello che succederà dopo la seconda guerra mondiale. Esso si fonda sulla libertà di pensiero e di insegnamento, sul principio che la ricerca della verità deve precedere ogni altro fine. È solo basandosi su un tale principio che la nostra civiltà è potuta sorgere in Grecia, celebrando la sua rinascita in Italia nell'epoca del Rinascimento.
quel bene il più prezioso che noi possediamo è stato pagato col sangue di martiri, di uomini puri e grandi, per opera dei quali l'Italia è tuttora amata e onorata. Non è mia intenzione discutere con lei le giustificazioni che la ragione di Stato può avanzare circa gli attentati alla libertà umana, ma la ricerca della verità scientifica, svincolata dagli interessi materiali di tutti i giorni, dovrebbe essere sacra a ogni governo, e quindi spero che questo non avvenga, naturalmente non è questa la cosa. E su, immediatamente dopo, qualche anno dopo, voi sapete, il 14 luglio, vi faccio questa breve cronologia, non entro. Il 14 luglio del 38 viene pubblicato Il fascismo e i problemi della razza, quello che si chiama Manifesto degli scienziati nazisti, e subito il ministro dell'educazione, non si chiama ancora del merito, ma Giuseppe Bottai, aderisce a questa cosa qua. Il 20 luglio del 38 si manda una lettera riservatissima alla cosiddetta Demorazza, che è la direzione che si occupa della demografia e della razza, e chiedendo di fare subito un censimento di quelli che sono di razza ebraica, con tutta una serie di specificazioni. Il 5 settembre del 38 c'è il decreto del Consiglio dei Ministri, provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista, con decorrenza da ottobre. L'11 ottobre tutti i rettori vengono convocati da Bottai per fare il punto della situazione. Tutti i rettori delle università, a Padova c'era Anti, che comunque anche lì è difficile dire bianco-nero, va bene, Anti sicuramente era un gran fascista, però poi la sua attività in quel periodo fu molto variegata, quindi non voglio neppure tranciare giudizi, purtroppo facendo velocemente, ma comunque tutti questi si inchinano al regime. Se i rettori delle università italiane avessero detto non ci stiamo, chiudete pure l'università, probabilmente ci sarebbe stato un ripensamento, ma questo richiedeva una fedeltà all'ethos, appunto agli elementi che costituiscono l'ethos della scienza, che nessuno si è sentito di dare. Il 14 settembre, sulla base del censimento razziale del ministro dell'educazione, vengono stilati gli elenchi e si comincia a sospendere la sospensione dal servizio e dallo stipendio, va bene, a decorrere dal 16 ottobre. I casi più eclatanti appunto, qui di nuovo la sottolineatura rispetto all'ethos è che domina l'opportunismo, e questo sarà veramente una delle concause, non è la causa, ma una delle concause della guerra, della fine di una certa rapporto tra scienza e società, eccetera, va bene. L'opportunismo, che ho messo il caso dell'Unione Matematica Italiana, che dice noi possiamo fare a meno di Levi Civita, Castelnuovo e tutta questa gente qua che sono il gota della matematica mondiale, va bene, vabbè, purché non ci togliate le carte, te le occupiamo noi. Vabbè, questa è l'Unione Matematica Italiana. Però appunto a Padova c'è un 10% di persone che vengono cacciate, tra queste vi ho messo dei nomi, ma ora non mi soffermo. Bruno Rossi forse lo conoscete, Sergio De Benedetti, Eugenio Curiel lo conoscete di più perché c'è anche un liceo a Padova che è intitolato a lui, Tullio Levi Civita, Daniele Calabi, che era un architetto che ha progettato l'osservatorio di astrofisico di Asiago, Cesare Musatti, padre della psicanalisi, Arturo Castiglioni, che è il padre di un settore importante della storia medicina, che si chiude con lui, diciamo, a Padova poi alla fine della storia medicina è rimasta una specie di... E quindi vedete che se non c'è una reazione a una violazione di alcuni principi fondanti dell'ethos della scienza, la deriva è pericolosa. Il secondo esempio lo prendo da questa lettera che Bohr scrive nel 1900, c'è una lettera aperta, che viene pubblicata sul bollettino degli scienziati atomici, che ormai c'è, 1950, giugno, in cui dice che appunto le armi nucleari creano una situazione, qui siamo subito dopo Hiroshima e Nagasaki, ovviamente l'utilizzo del 45 delle armi nucleari. Queste armi sono tremende e dice cambiano completamente la prospettiva delle guerre, ma proprio perché minacciano tutte le nazioni, forse sono un'opportunità per trovare definitivamente la pace. Questa utopia viene riproposta da un sacco di persone, compreso, siccome l'avete visto tutti, Oppenheimer, ora sapete tutti che esiste, perché prima sapete, però si sa solamente una parte di quel film, che è bellissimo, però c'è molto più di
il suo penale da sapere. E vedete, in questa lettera c'è, qualunque questi paio di stralci di passaggi che vi dico, che vi leggo, qualunque garanzia che il progresso delle scienze sia usato solo a beneficio del genere umano presuppone lo stesso tipo di atteggiamento di quello richiesto per realizzare la cooperazione tra le nazioni in tutti i settori della cultura. Questa idea di una cooperazione internazionale, che è l'idea che per esempio Oppenheimer, da un punto di vista diverso, ma il bollettino degli scienziati atomici con l'orologino che ci segna quanti secondi abbiamo alla mezzanotte, cioè la fine dell'umanità, non del pianeta, dell'umanità, e Oppenheimer lo fonda insieme agli altri. Quindi Oppenheimer affronta il problema dal punto di vista politico in maniera molto più pragmatica, potremmo dire noi, ma l'idea che sia importante evitare l'escalation nucleare, evitare, per esempio, una delle ragioni per cui verrà silurato nel 54 è proprio perché lui non vuole che si faccia il progetto di costruzione della bomba a idrogeno, quella H, perché quella è potenzialmente distruttiva del genere umano, quindi è diverso dalla bomba uranio-plutonio che avrà costruito la bomba nucleare. Quindi queste cose vengono più volte riproposte e si dice che bisogna informare la popolazione. Massima trasparenza tra le nazioni, ma anche massima trasparenza con la popolazione, perché è quella che poi deve in qualche modo dare il consenso a una scelta o un'altra in questi settori strategici che coinvolgono la nostra sopravvivenza in quanto specie, cioè non poco, va bene? Quindi questa è la cooperazione tra le nazioni. La situazione richiede oggi l'atteggiamento più spregiudicato in tutte le questioni connesse con le relazioni internazionali. Oggi infatti è più necessario che mai rendersi pienamente conto dei doveri, delle responsabilità che l'essere cittadini del mondo comporta. Il fine da porre sopra ogni altro è quello di un mondo aperto, nel quale ciascuna nazione possa affermarsi solo nei limiti in cui sia in grado di contribuire alla cultura comune e aiutare le altre grazie alla propria esperienza, alle proprie risorse. Doppia totale, tra l'altro lui sperava nel 50 di bloccare la guerra fredda, che però era già in atto, quindi in realtà era un po' fuori tempo, ma aveva provato, lui per esempio, si dice, questo in rete c'è, che Bohr ha contribuito al progetto Manhattan, alla nascita della bomba atomica. No, Bohr non lo fa, è andato, ha visitato Manhattan un paio di volte, gli hanno chiesto, gli hanno fatto, ma lui non ha quella. Lui in quel periodo lì già ne discuteva con Oppenheimer, parlava con Roosevelt, con Churchill, perché voleva fargli balenare nella testa che forse bisognava porsi il problema del dopo. Cosa ne facciamo di questa roba? Dobbiamo tenere fuori davvero l'Unione Sovietica? In questa maniera creeremo un mondo migliore o peggiore? E la Cina? Quindi aveva una lungimiranza, ma a quel punto anche politica, diciamo, di quello che era la responsabilità dello scienziato che sapeva di che si parlava. Di solito la classe imprenditoriale e la classe cosiddetta appunto di governo ha una cultura scientifica o tecnologica molto povera, mediamente, non è che sempre. E quindi l'idea, bisogna informare prima di tutto la classe dirigente, ma anche la popolazione. I ragionamenti qui presentati suggeriscono che ogni iniziativa proveniente da qualsiasi parte che si muova nella direzione di una rimozione degli ostacoli alla libera informazione reciproca, al libero scambio, sarebbe della massima importanza per rompere l'attuale situazione di stallo, incoraggiare altri a muoversi nella stessa direzione. E casomai lo dico dopo, e questo appunto compare nel bollettino degli scienziati autonomi, quello con l'orologino nel 1950. Lì Bohr non ha successo, la sua utopia rimane la sua utopia, ovviamente era troppo complicato agire a quel livello. Però vedete, Bohr è quello che promuove insieme ad Amaldi, Edoardo Amaldi e Pierre Auger la nascita del CERN a partire dal 1952, primo laboratorio internazionale in cui tutte le popolazioni, anche quelle che erano uscite sconfitte dalla guerra, le nazioni sono coinvolte, finanziano, mandano persone. Alla fine della prima guerra mondiale questo non era successo. Nei convegni degli scienziati internazionali, qui c'è Levi Civita che è uno che si oppone a questa cosa, nei convegni vengono ostracizzati tutti quelli che appartenevano ai paesi che erano usciti sconfitti dalla prima guerra mondiale, in particolare i tedeschi. E lui dice, ma che senso ha? La comunità scientifica è cosmopolita, non ha vinto o perso la guerra, la comunità scientifica è tutta. Anche quella è un'aggiunta, diciamo, un aggravio, ci sono mille ragioni per cui dalla prima guerra mondiale si passa alla seconda, ma è un aggravio
invece di una cooperazione tra i popoli e quindi di un tentativo di dare un impulso alla pace tra le nazioni, si accentuano le differenze, va bene? E quindi questo è il primo atto concreto, 52, la guerra è finita 7 anni prima, in cui c'è una cooperazione europea tra nazioni che uscivano da 2 guerre e le avevano viste non solo su fronti opposti e schierati, ma in cui c'erano state molte, ma molte perdite da una parte e dall'altra, milioni di persone, e tra queste c'erano molte persone che lavoravano nello stesso laboratorio, ma che venivano da nazioni diverse e che muoiono in guerra su fronti opposti. Non ci si, non ce ne accorgiamo mai. Il terzo esempio è quello di Pierre e Marie Curie, che decidono di non brevettare le tecniche di separazione del radio. Voi sapete che appunto ottengono questo enorme passo avanti nella comprensione della radioattività e dei sistemi radioattivi. La radioattività, come in generale queste che, dove è coinvolta l'energia nucleare, ha un innumerevole campo di applicazione a fini civili, che non sono solo l'energia nucleare. Ogni volta che andate a fare una tomografia a emissione di positroni, voi utilizzate dei traccianti radioattivi. La PET, che ci serve per la diagnosi in alcuni casi, o alcuni trattamenti importanti di tumori o di altro, vengono fatti utilizzando la radioattività, il radio, ma anche altri isotopi meno invasivi, in cui ci vuole proprio una ricerca di punta su queste cose. Oggi si curano tumori con l'adroterapia che non erano pensabile curare fino a 10 anni fa, insomma, quindi passa avanti. E loro, perché sono Pierre e Marie Curie, non sono io che non avrei capito nulla, ma dice: l'umanità trarrà più bene che male da queste scoperte, 1903. D'accordo con me, scrive Marie Curie nella sua autobiografia, diciamo, Pierre rinunciò a trarre profitto materiale dalla sua scoperta. Noi non prendemmo alcun brevetto e pubblicammo senza riserva alcuna i risultati delle nostre ricerche. Inoltre, demmo agli interessati tutte le informazioni che chiedevano. Molti amici affermano, non senza valide ragioni, che se Pierre e io avessimo garantito i nostri diritti, avremmo ottenuto i mezzi finanziari necessari per la creazione dell'Istituto del Radio, che gli costò un sacco di fatica a entrambi. Tra l'altro Pierre nel 1906, 3 anni dopo, morì, no? Per un incidente in parte dovuto al fatto che era già debilitato, fu investito da un carro, ma era già... I mezzi finanziari necessari per l'azione dell'Istituto del Radio, senza incontrare gli ostacoli che sono stati per noi un handicap e che sono tali ancora per me. Tuttavia rimango convinta che abbiamo avuto ragione. Quindi il fatto di porsi il problema se i brevetti devono per forza essere messi. E questa è una questione veramente importante, in cui tutti gli sviluppi tecnologici, compresa l'intelligenza artificiale generativa, o almeno vari settori di intelligenza artificiale, oggi sono in qualche maniera interrogati. Perché tutte queste cose, come sapete, uno dei veri problemi dell'intelligenza artificiale generativa, quella che sembra che è utilizzo, come vi dicevo, di enormi banche dati, enormi potenzialità di calcolo, al di là ora del problema che costeranno energeticamente un sacco, l'avete visto, articoli sul Corriere, eccetera. Ma il vero problema è il monopolio. Cioè, questi possono decidere di fare la campagna elettorale per gli europei al posto nostro, di fatto, nelle varie nazioni, con una serie di algoritmi relativamente banali che vengono dalla teoria dei giochi, che ormai ha 60-70 anni di storia e una strutturazione super raffinata, quindi non c'è problema. Allora, siccome ho già parlato una 50ina di minuti più o meno, salto qualche cosa, però l'unica cosa che vi dico sull'Italia, perché c'era una parte sull'Italia, cosa succede? L'Italia, quando finalmente nasce come Italia, finalmente si unifica, va bene? Perché noi parliamo dell'Italia da tanto tempo, ma in realtà l'Italia all'epoca dell'Impero Romano e poi una serie di stati, staterelli, cose, aggeggi, problemi di rapporti, Vaticano, cose. Bene, quando nasce finalmente, c'è questo scambio interessante di Mommsen, che forse qualcuno di voi sa, è un intellettuale tedesco, grande conoscitore della storia di Roma, ci sono delle storie di Roma fatte da Mommsen veramente notevoli. Mommsen e Quintino Sella, ingegnere e ministro delle finanze,
più noto per essere stato quello che ha messo il dazio sul pane, sulla farina, su queste cose, ma in realtà è stato l'unica persona che è riuscita davvero a far pari la parità di bilancio nel nostro neonato stato, e si deve acquisire Rosselli e poi mai più, vabbè, destra storica, cioè voglio dire, non è che sto facendo la perorazione di un grande comunista. E ingegnere ministro delle finanze, pochi giorni dopo la breccia di Porta Pia che finalmente unificava l'Italia nel 71, c'è uno scambio di battute che è annotato, va bene? Nelle stanze del ministero delle finanze Mommsen si rivolge a Quintino Sella e dice: ma è un po' arrabbiato, Mommsen ce l'ha con questo Stato che ha invaso il Vaticano, non va bene. Dice: ma che cosa intendete fare a Roma? Questo ci inquieta un po' tutti, perché a Roma non si sta senza avere dei propositi cosmopoliti, no? Cosa gli risponde l'ingegnere ministro delle finanze? Ma noi sì, lo sappiamo, la missione dell'Italia sarà la scienza. Quindi in quel momento, per varie ragioni, c'è una fluttuazione, perché nella classe dirigente in Parlamento siedono non solo avvocati o, diciamo, persone normali ma che non hanno fatto un apprendistato politico, ci sono un sacco di scienziati. Appunto, ministro delle finanze è un ingegnere. E quindi in questa connessione tra scienza e scelte politiche è strettissima. Si perderà, ora salto questa parte, ve la lascio, casomai le slide e poi le avrete e arrivo alla parte finale, però questa connessione è strettissima e tutto sommato, con alterne vicende, rimarrà fino all'avvento del fascismo, perché ci sono alcuni intellettuali, tra cui appunto Garbasso, Orso Mario Corbino, Vito Volterra, che diventerà il primo presidente del CNR, eccetera, che continuano in qualche modo a perorare un rapporto virtuoso tra la politica e la scienza, anche se si sta un po' affievolendo, appunto, si entra in una fase diversa. Poi tutto questo si sospende dopo il fascismo e dopo due guerre. C'è un problema di sopravvivenza del paese, che ha dei problemi seri di tipo economico, la gente non sa dove andare, c'è un sacco di sfollati, eccetera, e ha anche perso fiducia in una scienza e in una comunità scientifica che è stata troppo connivente col fascismo, che non ha dato mano al paese. E quindi sembra che tutto si fermi, ma c'è una stagione di rinascita che è legata a grandi nomi, Olivetti, Giù, ora tutti lo conoscete, il caso Mattei, va bene? Mattei, non quello ora che viene rianimato in modo un po', secondo me, approssimativo, senza... Ma Mattei fu uno dei grandi e lungimiranti democristiano, però aveva ben chiaro che noi usciti dalla guerra eravamo una colonia statunitense e che dovevamo emanciparci dal punto di vista energetico e prova ad andare a fare una trattativa diretta, non tramite le sette sorelle, ma direttamente per avere un'indipendenza, e viene infatti ammazzato. Sì, c'è un incidente, non è chiaro, ma oramai invece è abbastanza chiaro che l'incidente in aereo fu fatto fare. Tutte queste persone, Marotta, l'Istituto Superiore di Sanità, sono veramente una fluttuazione, per cui quando Adriano Olivetti muore per un incidente stradale, lì normalmente non viene ucciso da nessuno, Ciù muore anche lui per l'appunto, no? La nascita dell'informatica italiana ha un arresto. Quindi c'è una stagione che sembra far risalire le cose, ma poi si spenge in parte perché è voluta, è un'azione dall'esterno, in parte per fatti accidentali, quando ancora non c'è una struttura ben solida, le poche persone che hanno questa lungimiranza, se vengono a mancare, ovviamente è un problema. Però questo non ve lo racconto e vado invece nell'ultima parte, lascio perdere tutto, ecco, che riguarda l'impegno degli scienziati per la pace. Perché non vi voglio dire che tutta la comunità scientifica mondiale è contro la guerra, perché sarebbe una sciocchezza, ci sono molti dei miei colleghi nel mondo. Allora, il Dipartimento di Fisica e Astronomia di Padova, ogni volta che c'è una ricerca da fare con i militari, di solito si discute in Dipartimento e si boccia, quindi, ma sono pochi gruppi, ma non si boccia perché fa la ricerca per i militari, arrivano finanziamenti, ma perché vengono messe delle clausole per cui noi si dice va benissimo se non c'è la segretezza. Perché la scienza non ama la segretezza. C'è un bellissimo libro che vi consiglio, visto che siete tutti in indigestione da Oppenheimer, che è uscito, è stato rieditato, sono 8 lezioni dopo Hiroshima di Oppenheimer, e è molto interessante perché vi fa vedere quali sono i problemi da parte di uno che ha una visione pragmatica, va bene?
perché ovviamente oramai le armi nucleari stanno con noi, quindi non possiamo pensare di smettere, però se potremo uscire da queste secche che abbiamo creato noi, lo potremo fare solo con una collaborazione internazionale e mai arrivando a sviluppare armi potenzialmente distruttive del pianeta, della specie. Però c'è una serie di cose che vengono, di iniziative che vengono fatte dalla stragrande parte della comunità scientifica, su questo posso dire la stragrande parte, poi qualcuno che lavora ancora in ambito militare ovviamente c'è. Il 16 luglio del 1945 all'Amogordo abbiamo il Trinity Test, è la prima esplosione, lo sapete, di un ordigno nucleare, serviva per fare un test di una particolare bomba, va bene, quella al plutonio, va bene? E subito dopo ci saranno Hiroshima e Nagasaki. Il Trinity sicuramente è l'occasione per fare un controllo delle cose che avevano fatto. Questi hanno lavorato come pazzi, riuscendo a fare in 2 o 3 anni, nei vari laboratori, a Los Alamos per 2 anni, una serie di scoperte e di progressi che Bohr, che è uno dei massimi esperti all'epoca di questo, quando arriva a Los Alamos dice: io pensavo che ci saremmo arrivati, ma non in 2 anni, in 30 anni, va bene? Quindi questi hanno avuto una pressione pazzesca, come tutti gli scienziati c'è da scoprire qualcosa, poi l'applicazione non tutti sapevano che avrebbe sortito quell'effetto nefasto, va bene? Io sto costruendo, ma potrebbe essere un deterrente, cioè. Però la smania dello scienziato è prima di tutto l'entusiasmo nello scoprire cose nuove, questo appunto Oppenheimer lo fa vedere, e appunto lì molti diciamo successo dell'esperimento, le cose che abbiamo studiato per 2 anni, mattina, pomeriggio, sera, notte, funzionano, va bene. Ovviamente c'è qualcuno, questo Robert Wilson, che dice a Dick Feynman: è terribile, abbiamo fatto una cosa pazzesca, siamo pazzi completamente, abbiamo messo in mano l'umanità, una follia. Allora, guardate bene che prima del Trinity Test, quindi intanto è difficile giudicare il periodo, bisogna tener conto di quello che sapevano o non sapevano, sia i militari ma anche gli scienziati, di quello che succedeva in Europa, in Germania, se il nazismo aveva o non aveva progetti affini, ora si sa che non c'erano, però vabbè. Comunque, prima del Trinity, dopo la resa della Germania, cioè la Germania si arrende il 7 maggio, quindi la guerra di fatto è finita, c'è solo il Giappone. Va bene? Allora, Szilard, che era stato quello che aveva ispirato la lettera a Roosevelt, firmata da Einstein nel 1939, che inizialmente in sordina, poi dopo Pearl Harbor, alla fine del 1941, quando gli Stati Uniti entrano in guerra, tutto va velocemente, ma nel 1939 Roosevelt, sì, ma ora vediamo, passa un po' di mesi, gli dà 2 lire, cominciamo, vediamo, eccetera. Poi dopo si accelera, dopo l'entrata. Bene, allora lui è anche lì, ispira un rapporto che si chiama Rapporto Frank, perché era il presidente di una commissione che aveva voluto Compton, uno dei grandi nomi insieme a Oppenheimer, a Fermi, a Lorenz di questa. Bene, nel rapporto Frank, quello che loro cercavano di argomentare, non dobbiamo usare questi ordini sul Giappone, dobbiamo fare un'azione dimostrativa, invitiamo tutte le potenze, o meglio solo il Giappone, a vedere che cosa succede in una zona di un deserto, gli facciamo vedere che roba è, dice: guardate che se non smettete la guerra subito, se ne vi arrendete, noi vi buttiamo. Questo ovviamente non sortì nessun effetto, viene fatta allora sempre da Szilard una petizione a Truman, che era succeduto a Roosevelt, che muore improvvisamente ad aprile, e mentre quel rapporto Frank viene fatto prima del Trinity Test, questo viene fatto un paio di giorni dopo il Trinity Test, ma anche questo non sortisce effetto. E la decisione di lanciare le bombe viene fatta da questo Interim Committee, questo comitato creato da Truman, presieduto da Stimson, Henry Stimson, che era il ministro della guerra, però non lo fa da solo, è affiancato dalla commissione scientifica in cui c'è Fermi, Oppenheimer, Lorenz, Compton. E questi rispondono in questo modo, questo è solo un pezzo, e poi arrivo velocemente alla fine. Ci è stato chiesto di fornire un parere sull'impiego iniziale della nuova arma. Le opinioni dei nostri colleghi non sono scienziati, non sono unanimi e vanno dalla proposta di un'applicazione puramente tecnica, come suggerita appunto da Porto Franco, e quindi l'avevano letto, e l'aveva letto anche Stimson, l'aveva letto anche Truman, va bene, a quella di un'applicazione militare più adatta a indurre i giapponesi alla resa, cioè quindi non su 2 città, cioè, facciamo cose nuove. Non siamo in grado di proporre alcuna dimostrazione tecnica suscettibile di far finire la guerra, e quindi non vediamo alcuna alternativa accettabile a un impiego militare. Ovviamente non pensavano loro di lottare sulle città,
nel film sembra che decidano Hiroshima e Nagasaki insieme, no. Loro pensavano sempre a postazioni militari, però, cioè, questo a prescindere. Ma c'è qualcosa che di queste frasi di solito non viene citato, e loro dicono, però mi raccomando, informate subito l'Unione Sovietica e la Cina. Cosa che Truman non farà. E questi sono tutta una serie di passi, e col senno di poi è facile giudicarli, lì è un po' complicato, perché poi Truman aveva i suoi interessi come Stati Uniti rispetto all'Unione Sovietica, eccetera, eccetera. Però probabilmente questi passi fossero stati fatti in una successione un po' diversa, e informando gli altri, probabilmente la Guerra Fredda sarebbe stata meno, forse non sarebbe cominciata, o cominciata in modo diverso. E appunto, come ebbe a dire poi Oppenheimer, che tutte quelle frasi sono morte, queste cose sono tutte leggende, va bene. Però sicuramente nel 1947, una delle conferenze che trovate lì al Michigan Institute of Technology, credo che nessuna volgarità, nessuna battuta di spirito, nessuna esagerazione possa estinguere il fatto che i fisici hanno conosciuto il peccato e che questa conoscenza rimarrà con loro. E allora, da quel momento, e vado alle conclusioni, la prima domanda che vi lascio lì, il contesto, che è quello tratteggiato nella lettera di Einstein a Roosevelt, giustifica la scelta che è stata fatta? Non lo so, va bene, non ho una risposta, perché appunto quando viene domandato anche a Fermi, ma perché voi avete dato questo consiglio, dice, ma se, ci hanno anche detto che se la guerra finiva subito ci sarebbe stato 1 milione di morti in meno tra giapponesi e statunitensi, cioè, quindi forse qualche centinaio, cioè, si fa questi ragionamenti cinici, ma... numerosi scienziati appunto da quel momento cominciarono a ragionare come membri della razza umana, non si usa più questa razza, però razza umana nel senso della nostra specie, va bene, ma questo è il manifesto Russell-Einstein che vi dirò ora, con cui finisco, va bene, per evitare appunto l'uso delle armi, e cominciano a impegnarsi. Giusto per darvi un'idea, dal 1959 al 2013 ci sono 8 premi Nobel dati per la pace a persone che hanno combattuto appunto per il disarmo, ovviamente per le armi di distruzione di massa, chimiche, nucleari, inizialmente più nucleari, ma poi ora c'è di tutto, sapete che nel bollettino degli scienziati atomici c'è anche il clima, c'è tanta roba. Beh, bene. I destinatari dei Nobel, vedete, Linus Pauling e Rothblatt, che sono due che hanno a nome loro, va bene, però poi varie associazioni che vi ho elencato qua ora, in particolare questa del Babbosch. Allora, le ragioni di questo, diciamo, i nodi fondamentali che riecheggiano l'ethos e che danno una segnatura di quanto lo scienziato abbia comunque gli strumenti per perorare la pace, si trovano in questa Nobel Lecture che Linus Pauling, un grande chimico, prende il Nobel anche per la chimica, ma poi lo prende anche per la pace nel 63. Se andate a vedere la lezione che lui fa per il conferimento del premio Nobel, ci sono questi 4 nodi. Intanto, il fatto che fosse stata costruita, realizzata e sperimentata la bomba H, quella nell'atollo di Bikini, e quelle cose che lui segnala come ci sono almeno 4 fattori fondamentali che ci spingono a impegnarci per la pace. La scienza e la pace sono collegate, perché grazie all'ampliamento, scrive Pauling, delle conoscenze scientifiche abbiamo la possibilità di eliminare la povertà e la fame, diminuire in modo significativo le malattie, di utilizzare le risorse del mondo per il bene di tutta l'umanità. Ce la possiamo fare, ma se stiamo in pace, non se spendiamo per la guerra, se ci uccidiamo a vicenda e spendiamo miliardi e miliardi per le armi. La scienza ha cambiato la natura della guerra, e vedete, riecheggia quella affermazione che c'era già nel discorso di Bohr, nella lettera aperta: le armi nucleari offrono un'opportunità unica per il raggiungimento universale accordo a non farne uso, perché se ne facciamo uso, a questo punto il genere umano è destinato ad estinguersi, va bene? E cose di questo genere le trovate anche appunto negli interventi più volte fatti da Oppenheimer. E le tappe fatte che lui elenca Pauling nella sua relazione sono queste: l'Eozilla del rapporto Frank, quindi la petizione del rapporto, questa nascita di, vedete, un comitato di emergenza degli scienziati atomici, fatto con grandi personaggi, Einstein, Pauling, Bethe e altri, l'Eozilla, Bethe è un grande collaboratore di Oppenheimer, cioè, insomma, e Weisskopf, sono quasi tutti premi Nobel prima o poi, insomma,
E questo comitato aveva la funzione di informare i cittadini sulla natura delle armi e della guerra. Perché uno dei grandi problemi di Oppenheimer è far capire che una cosa sono le armi tattiche, appunto quelle nucleari, e una cosa è la bomba H, che una cosa è avere un arsenale finché non ci si mette tutti d'accordo per difenderci, e una cosa è pensare a distruggere il nemico. E questo però, se le persone non hanno consapevolezza di questa alternativa e di che cosa vogliono dire, perché parlo con chiunque, sai, c'è una differenza tra la bomba atomica e quella a idrogeno. Sì, e perché? E c'è una differenza a pensare ad armi per difesa e per contrasto, perché? Perché quelle che fanno, come voleva uno dei settori militari, in particolare l'aviazione americana, quelle noi distruggiamo l'Unione Sovietica, ma ci distruggiamo anche noi, sono due, questo mi pare ci sia anche nel film, due scorpioni che stanno in una scatola, io uccido, certo, il nemico, ma l'altro uccide me, cioè questo è... E... Nel 1955 c'è questa dichiarazione di Mainau, il 15 luglio, vedete, ed è firmata inizialmente da 18 premi Nobel e poi diventeranno 52, vabbè, vi ho messo i nomi ma ora non entro su questo. Subito prima di quella dichiarazione c'è il manifesto Russell-Einstein. Einstein in realtà era già morto, però con Russell aveva scritto questo manifesto e ovviamente compare tra i firmatari in memoria, ma insomma era, il testo era scritto da loro. E quelli in rosso sono quelli che compaiono anche poi nel manifesto di Mainau. E concludo con questo, si legge nella lettera, nel manifesto Russell-Einstein: nella tragica situazione cui l'umanità si trova di fronte, noi riteniamo che gli scienziati debbano riunirsi in conferenza per accertare i pericoli determinati dalle armi di distruzione di massa e discutere una risoluzione nello spirito del progetto annesso. Caposaldo dell'ethos scientifico. Parliamo in questa occasione non come membri di questa o quella nazione, continente, fede, ma come esseri umani, membri della razza umana, la continuazione dell'esistenza della quale è ora messa in pericolo. Da questo manifesto, due anni dopo, nascerà appunto il movimento del Pugwash, come vi ho detto, dal nome della cittadina della Nuova Scozia in Canada, dove fu tenuta questa prima conferenza. E chiudo con questa notazione, forse molti voi la sanno. Il Pugwash, due giorni dopo l'invasione da parte della Russia dell'Ucraina, aveva detto: fermi tutti, mettetevi intorno a un tavolo, i problemi sono tre: la Crimea, non vi do soluzioni perché forse non ce ne sono, il Donbass e quindi la neutralità di quegli stati lì, e la posizione dell'Ucraina rispetto al resto dell'Europa e in particolare della NATO. Questi vanno discussi. Fermatevi tutti, mettetevi intorno a un tavolo e cercate di arrivare a una soluzione. Due giorni dopo, cioè a fine febbraio di due anni fa. E quindi il Pugwash ha provato in qualche modo, ma naturalmente nessuno l'ha ascoltato. Il bello o il brutto, il tremendo, il tragico, con oramai si parla di 300-400, che più ormai sembra noccioline, 300-400 mila morti da una parte e dall'altra, è che probabilmente tra un anno, due anni, io spero prima, ma insomma perché poi si attende, i problemi che dovranno essere risolti in una possibile trattativa, a meno che non si faccia una guerra mondiale, sono questi, cioè sono questi. Quindi mettersi intorno a un tavolo e capire cosa fare, cosa io sono disposto a cedere, cosa sei disposto a cedere te, cosa... Però appunto il Pugwash era quello che immediatamente aveva, con una certa autorevolezza, sottolineato questo aspetto. Grazie. Anche su molti problemi odierni. E adesso vi lasciamo la parola, chi avesse piacere di fare domande o chiedere curiosità, il professore è disponibile per rispondere. E vi porto il microfono a chi è interessato. Una richiesta, un'informazione. Qual era la posizione, che rapporto era tra questo gruppo di scienziati e Teller all'interno del gruppo che curava la ricerca della bomba atomica? E poi, rispetto all'obiezione iniziale, chiudere la porta scientifica
agli scienziati di una parte in guerra. Immagino che l'obiezione sia che se si fanno ricerche utilizzabili dal punto di vista militare, questa cosa, una parte, la trova giustificante. Questa era un'obiezione, credo, che resta sul tappeto. Allora, per quanto riguarda Edward Teller, Teller è uno di quelli, lo sapete, no? Più guerrafondai insieme a von Neumann, sono un gruppo di ungheresi, ma anche Zillard è ungherese. E, però diciamo, rispetto a questa cosa qua, le posizioni degli altri, la Teller non firmò, credo, la petizione di Zillard, però sul rapporto Frank erano tutti quelli che lavoravano al Metallurgical Laboratory di Compton, per cui in realtà c'erano quasi tutti. Probabilmente Teller aveva una posizione un po' attendista su queste cose qua, nel momento in cui si decide cosa fare delle due bombe che ci sono pronte a Los Alamos. E sicuramente lui fu quello che promosse, e per questo si scaglia contro Oppenheimer, facendo una testimonianza che diventa quasi la ragione principale di questa eliminazione del suo permesso di accedere ai segreti, no? E quindi l'ostracismo di Oppenheimer rispetto al mondo delle consulenze politiche sull'uso delle armi nucleari, è la testimonianza di Teller. Però lui fu uno di quelli che propugnò lo sviluppo della bomba a idrogeno e che la portò avanti. Ma contro Compton, contro Fermi, contro Oppenheimer, cioè, nel senso, c'erano molti che erano contrari a questo sviluppo in quel momento. Per quanto riguarda le conoscenze, sì, può darsi, è una delle obiezioni che era stata fatta, perché, però in realtà le ricerche che vengono fatte al CERN e quelle che erano già cominciate prima non hanno applicazioni immediatamente militari, poi tutto può avere tra 10 anni. Per cui in realtà lì era proprio, anzi, mantenere, come si diceva con Guido Tonelli, i ponti. Cioè, la scienza è il modo per mantenere una collaborazione virtuosa tra le nazioni e quindi potrebbe essere la strada giusta per arginare certe appunto escalation che poi invece sono venute fuori. Quindi in realtà questa dell'obiezione, infatti, che cosa è successo durante la Seconda Guerra Mondiale? Che tutte le riviste scientifiche da un certo momento in poi non hanno più dato informazioni, perché la parte avversa non potesse, in quel caso era solo la Germania, non l'Unione Sovietica di allora, e la Russia di ora. Però diciamo, niente è stato fatto per bloccare pubblicazioni scientifiche, è stato proprio fatto in maniera anche molto discutibile, un ostracismo di alcune popolazioni, di alcuni scienziati che venivano da certe popolazioni. Poi con delle affermazioni che obiettivamente sono strampalate. Voglio che voi prendiate posizione contro il vostro governo. Vabbè, se mi chiedete questo, io posso far carati di qui, cioè, che c'entra. Prendo posizione contro Putin e sono a posto. Ho le famiglie, ho tutto, cioè, quindi. O si continua una collaborazione culturale, scientifica, poi se c'è qualche cosa che può avere dare una sensazione che forse allora uno cerca di evitare di coinvolgere su nuove collaborazioni, ma queste erano tutte collaborazioni in atto. Ed infatti la comunità scientifica del CERN era contraria. C'è l'organo di dirigenza, che è un organo politico fatto dai rappresentanti delle varie nazioni che finanziano il CERN, che ha detto che doveva essere bloccato. Quindi la comunità scientifica di per sé non era contraria, per fortuna, lo dico io, ecco. Prego. Volevo chiedere, visto la notizia che ha dato che il CERN non vuole collaborare più con i scienziati russi, quindi vuol dire che è un ordine che viene da alto, cioè oltre la comunità europea, ha detto che non vuole più collaborare adesso, è stato chiuso. No, no, non è stato chiuso, sono state chiuse le collaborazioni con i russi. E quindi c'è, cioè, dire che... No, questo è appunto, il CERN è organizzato come un laboratorio internazionale in cui i gruppi, finanziando la macchina, fanno ricerche che di solito hanno collaborazioni di più paesi. Là dove ci sono collaborazioni con i russi non firmano più quegli articoli. Ah, ok, quindi sono loro che si... Sono loro, no, no, il CERN non è chiuso. No, no, il CERN va avanti. No, è la stessa cosa, insisto, quando si dice che c'era tutta una serie di veti che sono stati posti per rappresentare opere che venivano da Dostoevsky o Tolstoj perché erano russi, insomma, cioè,
A parte alcuni di loro sono ucraini, tra parentesi. Vabbè, se sono loro che si rifiutano è diverso, no? E... pensavo che noi che avevamo fatto una barriera. No, noi abbiamo fatto la barriera impedendo ai russi di continuare le collaborazioni. E vi assicuro che io ho amici, come penso, insomma, il Dipartimento di Fisica e Astronomia ha collaborazione al CERN molto insieme all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Ci sono gruppi di scienziati che senza la collaborazione dei colleghi scienziati sovietici, sovietici russi, hanno problemi, no, sono fermi ma hanno problemi, perché questi sono bravi, non è che... Quindi, voglio dire, non è che... facevano un lavoro importante, portavano avanti alcune delle filoni di ricerca. Professore, lei è un vulcano. Siete d'accordo, professore, una mia considerazione, però deve essere la sua considerazione. E io ho visto il film Oppenheimer, un bellissimo film, poi anche se un po' romanzato, ma la domanda che mi chiedo, no? Come adesso proprio lei diceva giustamente le due guerre, no? Hamas e poi c'è l'intelligence, il Pentagon che dice ma guarda che probabilmente qualcuno sapeva che Hamas doveva, secondo lei, dice, la domanda è questa, i giapponesi con le loro intelligence sapevano che questa bomba sarebbe caduta in Giappone? Allora, questa bomba quando viene fatta nel 1945 era assolutamente inaspettata anche a quelli che l'hanno costruita, cioè voglio dire, il tipo di potenziale era pazzesco. Anche lì, per esempio, c'è cioè, tutta una querela, ma io non so dare una risposta su questo, cioè nel senso che i giapponesi non lo sapevano. No, però quando butti la bomba su Hiroshima, se tre giorni dopo la butti su Nagasaki, quelli non hanno manco il tempo di capire che è successo. Se, la mia impressione, ma è una impressione assolutamente così, è che lì bisognava lavare l'onta di Pearl Harbor. Cioè, questi avevano aggredito la flotta, quindi che cosa facciamo? Li battiamo quelli e poi anche Nagasaki per contentino. È vero che avevano subito dopo Hiroshima, era stato chiesto all'imperatore di arrendersi con una resa che un giapponese non avrebbe mai accettato, va bene? Ma non riuscirono ad avere il tempo di capire. E secondo me però la cosa più preoccupante appunto è che di quel consiglio degli scienziati di informare subito Unione Sovietica e Cina, quel consiglio non fu considerato. Truman era da Churchill e di fatto non comunicò l'uso di questa nuova superarma, va bene? Però penso che la maggior parte di questi, Truman compreso, non avesse idea, perché si possono dirgli, ma guarda è come centinaia di tonnellate di polvere o di, diciamo, di esplosivo tradizionale. Cioè, se a me o a lei gli dicono 100 tonnellate, a me boh, sì, è forte. Però no, lì è molto di più, capito? Non è un problema solo di impatto, distruzione, è il problema delle radiazioni, della gente che è rimasta per anni, cioè... E questa roba qua, nessuno di questi, anche gli scienziati ne avevano un'idea approssimativa, ma sicuramente meno approssimativa di chi poi i politici e i militari hanno deciso di fare questo tipo di scelte. Comunque sul film dico solo questo, il film è un bel film ed è uno dei pochi film, anzi leggevo recensioni di storici di questa cosa anche su Nature, in cui gli errori, tra virgolette, storici sono veramente pochi. Quello che trovo è che è un film americocentrico, perché la biografia che loro hanno scelto come base è tutta centrata sullo sviluppo della scienza essenzialmente degli statunitensi, per cui fermi, rossi, cose, cioè, ma boh, che, dove erano questi? Sì, si vede ogni tanto, vai, Feynman sono i bonghetti, è una cosa un po' così, però diciamo, quindi è l'unica, se posso fare una critica, che poi mi sembra un bel film, è proprio questo, che hanno scelto una biografia di Oppenheimer scientifica, secondo me molto centrata sull'America, mentre invece ce n'era una che è uscita un po' dopo, un paio d'anni dopo, fatta da Abraham Pice, che è stato un allievo di Oppenheimer e che ha vissuto con Oppenheimer dal 47 al 60, 20 anni all'Institute for Advanced Studies, grande amico di Bohr, grande amico di Einstein, ma grande scienziato e grande storico, ha fatto questa biografia totalmente in disaccordo con le scelte fatte da Oppenheimer, lo dice subito, questa biografia la scrivo alla fine della mia vita, infatti non riesce proprio a finirla, verrà completata dalla moglie e amici eccetera, perché con Oppenheimer aveva un rapporto d'odio-amore, cioè era una persona eccezionale, ma nello stesso tempo molte delle sue scelte non l'ho capite, non l'ho seguite, non l'ho condivise. Però quella biografia lì è molto più completa, ecco.
Se dovete scegliere di leggere un libro, scegliete Abraham Weiss. Altre due domande? Informazioni di servizio, visto che parlava del CERN, degli scienziati russi, eccetera. Pochi giorni fa è rientrata la Crew 8, missione spaziale, 4 componenti, 3 sono americani e 1 è un russo. Quindi diciamo che se magari qui sulla Terra chiudiamo, sullo anche, spazio continuiamo... No, anche questo è un grande problema. Gli amici che fanno appunto dell'INA, Istituto Nazionale Astrofisica, che si occupano di missioni spaziali, il problema invece si pone anche lì, che queste missioni erano già state programmate. Mandare uno sullo spazio non è che io decido, no, ci vado io al posto del russo che mi sta sulle scatole, vado io, e dici sì, ti ci vuole, quindi c'è un po' di inerzia, eccetera. Ma invece uno dei grandi problemi sarà che fine farà la grande stazione orbitante, che era un altro dei simboli di una collaborazione tra le due potenze che avevano appunto animato la guerra fredda fino a ieri, invece quella era proprio il simbolo. In realtà è la domanda che le volevo fare, meglio più che la domanda, volevo fare un'obiezione, diciamo, rispetto a uno dei temi iniziali che aveva mostrato nelle diapositive all'inizio, il disinteresse. Lei parlava dei principi, diciamo, di etos. Questo è l'etos della scienza, non un etos. Diciamo che adesso io non sono un etologo, non studio gli animali, però diciamo, ho letto un po' di libri, diciamo, sull'argomento, anche sul comportamento degli animali e il comportamento umano visto da, tra virgolette, chi lo studia. Diciamo che essere disinteressati è un po' utopistico, nel senso che poco o tanto, ovviamente si spera meno possibile, ma lo scienziato non sarà mai del tutto disinteressato in quello che fa, nel senso che un suo punto di vista, una sua formazione, un suo background, una sua cultura, a volte può spingerlo verso certi atteggiamenti. È difficile che sia completamente, diciamo, una pagina bianca su cui ci si può scrivere. No, ma allora mi sono spiegato male io. No, non era in senso etologico. Questo è l'ethos nel senso di comportamento etico utopico. E il disinteresse non riguarda il fatto che io non sono, appunto, che sono una pagina bianca. Il disinteresse riguarda il fatto che io non lo faccio per denaro. È solo questo. Non vuole dire, nel senso che se uno guarda la stragrande maggioranza di scienziati, potete venire appunto di NFN, gli stipendi di uno scienziato quadratico medio sono poca roba, cioè sono gli stipendi che prende un ricercatore oggi è quello del contratto da metalmeccanico a primo impiego, 1.300, 1.500, roba di questo genere, voglio dire. Quindi se uno lo fa per passione, non è assolutamente indifferente la mentalità, come vi dicevo, un indiano comunque per fare cose ragiona in modo diverso da me quando parla di una particella elementare, però poi quando facciamo i conti o l'esperimento lo facciamo tutte e due della stessa maniera. Il disinteresse nel senso di Merton era proprio che se io faccio qualche cosa e scopro qualche cosa e per interesse mio faccio carriera meglio, eccetera, racconto una bufala, prima o poi viene scoperto. Infatti lo scienziato non è un altruista, è solo che sa che il mondo in cui lavora è un mondo in cui le cose si possono verificare. E se io ho fatto una sciocchezza e l'ho comunicata, vengo punito. I neutrini superluminali, che hanno velocità maggiore della luce, hanno voluto dire che il capo della cooperazione opera che aveva però è stato cacciato, perché non aveva fatto le verifiche necessarie per evitare la figuraccia. Quindi non si può... ed è stata la stessa collaborazione che ha scoperto c'era un cavo messo male. Quindi disinteresse è solo su questo, molto più terra a terra, ecco, rispetto a giuste osservazioni. Sì, buonasera. Io ho una domanda, più una curiosità personale scientifica. Per quanto riguarda il progetto Popeye, nella guerra del Vietnam sulla creazione artificiale dei monsoni. E la mia domanda era... Non ne so niente. No, prego, prego. C'è stata una collaborazione scientifica solo da parte degli americani o anche dalla parte dei russi per quanto riguarda l'aspetto meteorologico? L'aspetto? Meteorologico, a livello scientifico. No, non so, cioè, come vi ho detto, queste collaborazioni a livello globale fino a ieri erano possibili, c'era una situazione abbastanza di stallo, ma
ricerca, sospetto, recinto. Però a livello meteo, tu dici, di collaborazioni meteorologiche, satelliti, cose che vengono messe, fino a ieri era possibile farle. Da oggi la situazione ha un punto interrogativo, c'è poco da fare. C'è una guerra in atto, con posizioni sempre più, secondo me, irrazionali, da una parte e dall'altra. Per cui continuamente, insomma, il fatto, si sa benissimo che se l'Europa, quel poco di Europa che è rimasta di qua, manda le truppe in Ucraina, si scatena una terza guerra mondiale, lo si sa. Cioè, okay. E quindi questa cosa impedisce le collaborazioni a lungo. Ho risposto, non ho capito forse la domanda. No, no, intendevo proprio la guerra riguardante l'aspetto meteorologico. Quindi meteorologico? Sì, non ne so niente. In che senso? Cioè cambio il sistema? Le inseminazioni. No, il meteo, carei dati e nemico. Per esempio, non so, un aereo parte dagli Stati Uniti per bombardare. Senti, sulla nostra capacità di influire sulla struttura meteorologica del pianeta, come abbiamo visto, è tutto da vedere. Sono sistemi, come si dice, complessi, va bene? Io posso, è l'effetto farfalla, un ciclone, no? Il battito di ali in una foresta amazzonica può creare un ciclone. Allora, ti immagini se io mi metto a cercare di indurre un cambiamento di meteo o di altro genere, utilizzando qualunque forma vuoi, senza farmi del male, perché si può fare esplodere bombe nucleari da tutte le parti, sicuramente il meteo cambia, ma forse non sopravviviamo, no? Cioè, però sul resto io ho molte perplessità, ecco, che siano. Poi si parla di tutto, c'è cioè la super arma, il super laser, il super laser, le guerre spaziali, c'è stato. Però diciamo, per quello che ne so io, che sicuramente non è tutto, mi pare abbastanza improbabile, ecco questo. Grazie. Una ultimissima domanda. Allora io volevo fare due domande brevi, due domande molto brevi su il rapporto tra scienza e politica. Allora lei ci ha descritto un ethos della scienza costruita nel tempo, questa scienza moderna, con quattro principi che sono necessari rispettare, che però quando il contesto politico è diventato ostile, per vari motivi, gli scienziati hanno dovuto rinunciare a questi principi. Okay, quindi principalmente in periodi di dittatura. Okay, quindi volevo chiedere innanzitutto se la possibilità di rispettare questi principi, questo ethos, dipende molto dal contesto esterno. E quindi quando il contesto esterno è ostile, la capacità della scienza di essere emancipativa in questo rapporto internazionale viene meno. Allo stesso tempo, in maniera contraddittoria, sempre rispetto al rapporto tra scienza e politica, in un contesto democratico, okay, quindi con una libertà di azione di ogni individuo, una scienza che ha rinunciato all'autoritas e si basa solo sulla questione dei fatti, rischia di delegittimarsi da sola? Cioè il fatto che chi non è esperto in maniera scientifica può opinare tranquillamente l'esperto in un ambito democratico, rischia di rendere la scienza meno potente, meno capace di influire sul progresso dell'umanità. E se queste due cose lei ritiene siano effettivamente così, c'è una contraddizione insanabile tra il rapporto tra scienza e politica? No, no, quello che volevo dire è che mi dispiace, ma forse non sono stato chiarissimo. Quelli sono appunto alcuni capisaldi, come vi ho detto, della costruzione del pensiero scientifico. Se io non riesco più a comunicare liberamente i risultati della mia ricerca, se impongo la segretezza su alcune cose, io ho un vulnus per lo sviluppo della scienza. Su questo non c'è dubbio. La scienza ha bisogno di comunicare, quindi non è tanto che il mondo politico sia autorità, no, di fatto la scienza, quelle sono caratteristiche generali avulse dal contesto in cui, e come diceva appunto Merton in una delle slide, ho detto
la scienza non è democratica, ma la scienza ha una serie di principi che sono la base epistemica della democrazia. Si potrebbe, un'altra conferenza, dimostrare che le democrazie si sviluppano in parallelo con lo sviluppo della scienza moderna. È più difficile trovarle prima, in senso moderno, la democrazia moderna. Per cui però non c'è questo rapporto conflittuale. Il problema è che quando io mi trovo in certe situazioni ci sono delle tensioni tra la società, la politica, le scienze che vengono fatte e quelle che sono caratteristiche che permettono allo scienziato di fare lo scienziato. Non so se questa è la prima parte. La seconda parte, anche lì, l'assenza di autoritas non vuol dire vuol dire che non c'è nessuno da fuori che mi dice come fare il mio lavoro. Però ovviamente manca, e vi dicevo, la Chiesa all'inizio era forse quella che ostava di più, no? Se la Chiesa mi dice che nelle Sacre Scritture che dovete crederci, il sole si muove, la terra sta ferma, e io vi dico, guardate che invece comincio ad avere, io Galileo, comincio ad avere delle prove che il sole sta fermo e la terra si muove, e anzi mi preoccupo della Chiesa, perché se tu me lo dici ex cathedra rischi domani di perdere di autorevolezza a te. Quindi che le Sacre Scritture ragionano in un modo, perché io non posso dire al pastore che sta nella Palestina prima della venuta di Cristo raccontargli con i testi sacri cose che non avrebbe mai, ammesso che i testi sacri siano ispirati da Dio, eccetera. Quindi lì c'era un'autoritas esterna, ma questo non vuol dire che la scienza non abbia una sua struttura, un suo linguaggio, di fatto un periodo di formazione, per cui non è che arriva uno e dice no, ma io non ci credo, e per questo non avvalora i risultati che la scienza ottiene. Oggi siamo in questa strana situazione in cui chiunque va su internet e si autocura, si autodiagnostica, però diciamo, se io chiedo a qualunque persona, perché una cosa è che ho gli amici sociologi che vi ho detto all'inizio, che mi danno ogni tanto un po' da pensare, quella che si chiama la scienza dei cittadini, no? Allora, una cosa è, ho un grande database di dati che vengono raccolti da James Webb Telescope oppure da Hubble Telescope, eccetera, e gli astrofili, comunque gli astrofili, perché non tutti noi qui dentro saremmo in grado di farlo, analizzano questi dati e possono fare anche delle scoperte. In questo senso c'è una collaborazione che può essere diffusa, ma lo sviluppo della scienza deve essere fatto a ragion veduta, non si può. Quindi ci vuole un itinerario di formazione, ci vogliono queste cose. E se domani si considera la scienza assolutamente inutile, questo è un problema che affronterà la società. Però non è che l'assenza di autoritas vuol dire che la scienza non è autorevole, che le cose si possono fare esempi più banali, ma appunto che è sempre una delle battute che mi viene da fare, no? Ormai noi siamo abituati intanto mai più a ragionare, ma spesso e volentieri ad andare avanti per giusto, sbagliato, bianco, nero, tutto manicheo, no? Perché mi piace o non mi piace. Allora, se io lascio cascare, non lo faccio, lascio cascare questo microfono, e prima di farlo cascare dico, secondo voi va verso il basso, quindi verso il centro della Terra, c'è una forza che gli scienziati da Newton in poi, si parla di gravitazione, ma non è quello, va verso il basso o verso l'alto, e qualcuno mi dice no, ma secondo me va verso l'alto, mi piace di più. Questo non, appunto, in questa maniera non si fa scienza, giusto? Non so se ho risposto alla seconda parte, quindi non c'è una questione di contraddizione tra l'uno e l'altro. Quelli sono la maniera con cui la scienza si sviluppa in modo autorevole, serio, eccetera, sono almeno quei quattro capisaldi lì, quei quattro statuti dell'ethos, dell'etica, del metodo scientifico, va bene? Se qualcuno di questi manca, la scienza ha più difficoltà ad andare avanti. Nello stesso tempo non è vero che è necessario ovviamente diffondere il più possibile, queste riunioni servono anche a questo, crescita di cultura scientifica, in modo che tutti possano in qualche modo capire di che si parla, ed eventualmente nel momento in cui vengono chiamati come cittadini a prendere delle posizioni a favore o contro l'energia nucleare, possano in quel caso dire che cosa scegliere in modo consapevole. Quindi crescita di cultura scientifica, questo non vuol dire che chiunque può fare senza un apprendistato, chiunque lo può fare, come dicono i principi del metodo scientifico, però deve avere
un po' di umiltà e darsi da fare per formarsi quella professione che è quella dello scienziato, come qualunque altra professione, dico, non è che... Il libro La scienza fra etica e politica, che potete trovare nel banco in uscita, e vi ricordiamo anche l'appuntamento domani, sempre parlando di libri, alle 5:30 al centro sociale, con la presentazione del libro Cura e democrazia. E il nostro ciclo di conferenze continuerà venerdì prossimo con Guglielmo Tamburini, che ci parlerà degli impatti climatici dell'intelligenza artificiale e delle sue conseguenze in ambito bellico. Quindi grazie per questa serata e ci vediamo alla prossima. Contiamo su di loro. Grazie. Questo è un omaggio da uno dei nostri sponsor, è una vetreria di Murano, soffiano ancora il vento artificialmente. Questo è un centenario, è commemorativo, è un portacarriera. Però possiamo sperimentare. Però questo è abbastanza complesso come pavimento. Dillo tu, dai, dillo, dopo facciamo una... Allora, un attimo soltanto che facciamo una foto per la stampa. No, una balletta. Guarda che... Siete bellissimi. Grazie, ma lei è un ingegnere. Un ingegnere, poi mi racconterai. La dottoressa, altro che... Altro che ragazzi.